Allo stadio leccese di Via del Mare, Lecce e Torino disputano quella che dovrebbe essere l'ultima partita del campionato di Serie A 1988-1989, a meno che non ci siano code di spareggi. È quello che naturalmente si augurano i tifosi del Torino, che sono nella posizione più precaria. Il Lecce infatti ha 29 punti. Finora ha vinto sul proprio terreno 7 incontri, ne ha pareggiati altrettanti e ne ha persi 2. Ha segnato 12 gol, subendone 8 in casa. Il Lecce schiera Terraneo, Garcia Baroni, Enzo Benedetti Vanoli, Moriero Barba Spasculli, Levanto e Spacciocco. Il Torino manda in campo Marcheggiani, Ferri, Farris, Benedetti Cravero Sabato, Scorro Rossi, Miller, Fusere, Edu e la formazione che ha battuto l'Inter domenica scorsa. Il Torino di punti ne ha 27. Fuori casa ha vinto 2 volte, ha pareggiato 2, ha perso 12. Fuori casa ha fatto 13 gol e ne ha subiti 30. Intanto c'è un'incursione di Miller e c'è Benedetti che questa volta sta assumendo il ruolo di libero. Benedetti è il centrocampista del Lecce, un centrocampista molto agile, tra l'altro un ottimo colpitore di testa. E ancora Miller sulla fascia destra, il Torino in perfetta tenuta bianca, c'è uno scambio di colpi. Poi interviene Terraneo, che è stato ex giocatore del Torino, ad allontanare i suoi giocatori. Sembra che le cose abbiano ripreso una piega abbastanza ordinata. Anche Cravero è andato a fermare Miller. C'è stato più che altro, una incomprensione. La partita, diretta dall'arbitro Magni, che vedete inquadrato insieme a Cravero, è di quelle che scottano, bisogna dire la verità. Sono presenti allo stadio di Via del Mare, la bella costruzione sportiva di Lecce, quasi 38.000 spettatori, dei quali 2.500 tifosi granata. Il Lecce, che appunto è nella tradizionale casacca a strisce giallo-rosse, è squadra di buona levatura, è squadra molto seria, molto compatta. Questa volta il suo allenatore Mazzone le ha dato un assetto insolito, in quanto schiera per l'assenza di Righetti Benedetti come libero. Vediamo come sono le marcature. Mi pare che il giovane Garcia giochi su Scoro, mi pare di aver visto adesso un intervento, il 19enne Luigi Garcia, eccolo inquadrato. Difatti gioca su Scoro. Ancora Garcia in avanti, lancio lungo a servire l'altro giovane ventenne del Lecce, Moriero, affrontato da Benedetti. Moriero va al cross, raso terra, controllo è di Barbas, ma il pallone va in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo della partita, vedete inquadrato l'ottimo giocatore argentino Juan Barbas, 30 anni, ottimo colpitore, buon tiratore di calci di punizione e dei calci d'angolo. Ancora una deviazione della difesa granata e c'è un nuovo corner per il Lecce. Siamo arrivati a 3 primi e 25 secondi del primo tempo. Battuto il secondo corner, colpo di testa liberare, ma c'è un fallo in area del Torino, fallo fischiato dall'arbitro su Ezio Rossi, che ha militato per alcune stagioni nella squadra leccese. Luca Marcheggiani a battere questa punizione, 23enne giovane portiere del Torino, sta discutendo con i compagni di squadra il piazzamento, vuole che qualcuno sia più vicino a lui. Questa partita, come tutti sanno, è determinante oramai per il Torino, che è reduce da 2 consecutive vittorie e si è riportato quasi in quota salvezza. Però c'è anche il Lecce, che ha soltanto 29 punti. A Lecce basta, per essere aritmeticamente salvo dalla Serie B, basta un punto. Al Torino, per essere sicuro, ne occorrono 2. Con un pareggio il Torino deve aspettare quello che succede su altri campi, segnatamente su quello di Ascoli, tra Ascoli e Lazio. Un pareggio che tutti dicono annunciato. Marco Baroni, di lui ci è parlato come probabile acquisto della Juventus, ma poi la cosa non ha più avuto seguito. È un giocatore dotato di ottima tecnica, prevalentemente mancino. Levanto ha toccato la palla, ancora il Lecce si distende con il giovane terzino Garcia. Sulla destra libero Pasculli, Garcia cerca di andare al tiro, interviene Rossi, la palla
va in calcio d'angolo o in fallo di fondo, faremo vedere. Intanto Pasculli rimprovera il giovane compagno di squadra, Luigi Garcia. Il nome non è scritto esattamente, la esatta grafia lo so perché conosco bene questo giovane giocatore leccese, l'ho incontrato più volte in campo di gioco e in allenamento, si scrive con la Y. Avanza il Torino con Rossi, anzi è Scoro, scusate, è stato fermato, c'è un calcio di punizione, una rimessa laterale a favore del Torino. La va a battere Farris, eccolo Scoro, però non riesce ad intercettare, più svelto di lui Garcia, affida a Benedetti, Paolo Benedetti, 28enne, questa volta libero del Lecce. Barbas. Ancora il Torino cerca di muovere le acque, Scoro, anzi Müller non riesce, però la palla adesso è ancora in avanti per Edu che non riesce a girarsi per il tiro, poi si scontra con un Baroni, protesta Baroni, intanto c'è qualche schieramaglia tra Edu e Benedetti, l'arbitro dice devi dare il pallone, c'è qualche sintomo di nervosismo, fa molto caldo oggi allo stadio di Via del Mare. Benedetti a Terraneo. Giuliano Terraneo, portiere di provata esperienza. Paciocco, Riccardo Paciocco, venezuelano di nascita, anche se è italiano di passaporto, è intervenuto su di lui sabato, rimessa laterale. Inquadrato Antonio Sabato, la rimessa viene effettuata per il Lecce in questo momento, molto lunga, colpo di testa difensivo di Rossi, salta Müller ma non tocca, intervento di Baroni, tiro di Moriero, parata di Luca Marchegiani. 7 primi e 20 secondi, inquadrato Francesco Moriero, 20 anni. Ecco, vediamo al replay il buon tiro di Moriero, un tantino centrale. Ancora il Lecce in attacco, finora la manovra è stata quasi sempre giallo-rossa, bisogna notarlo. Il Torino, d'altra parte, sta giocando con buona tranquillità. Il Lecce è sempre in anticipo con alcuni suoi difensori. Garzia in questo scorcio è preceduto da un avversario e torna indietro, torna sui suoi passi. Cravero, Roberto Cravero, capitano del Torino. Luca Marchegiani con le braccia fa proseguire il proprio capitano. Si snoda sulla destra l'azione del Torino, il lungo cross di Sabato, ma non è per la testa di Müller, la traiettoria è sbagliata, il rinvio del portiere Giuliano Terrani. Benedetti di testa avrebbe forse potuto controllare meglio, era solo, saltano altri due giocatori, poi salta Levanto, Moriero, morbido il suo tocco, il colpo di testa di Barbas, ancora Moriero, cerca di affondare, piazza di sinistro la palla, il rinvio di Ferri. Poi c'è un calcio di punizione fischiato dal signor Magni, che vedete inquadrato, Pierluigi Magni. Battuta questa punizione in area granata, c'è una difesa, Farris fa una rovesciata e libera. Poi Scoro anticipa l'avversario, scontro tra Müller e Baroni, che è il marcatore di Müller. Avanza il Lecce, Levanto di esterno destro, servire Barbas, scontro con Enzo, rimpallo, Benedetti allontana, colpo di testa ancora di Levanto, poi un altro colpo di testa del compagno di squadra, la palla è di Diego Fuser, anticipato Edu e messo a terra, calcio di punizione per il Torino. 9 primi e 30 secondi, 0-0 fra Lecce e Torino allo stadio di Via del Mare. Edu. Roberto Cravero, ancora Edu che apre sulla destra a cercare compagno di squadra Sabato. Va via Sabato. Poi piazza la palla al centro, colpo di testa di Enzo Ezio Rossi, ha rinviato Baroni,
perfeziona il rinvio. Rodolfo Vanoli va via in progressione, la palla oltre la linea laterale. Rodolfo Vanoli, 25enne centrocampista del Lecce. La rimessa laterale tocca al Torino. All'indietro per Cravero. Cambia parte di campo il Granata, servendo compagni di squadra. Poi c'è questo lungo lancio di Farris e una svirgolata. Da parte di Marco Baroni, controllore di Miller. Colpito di destro, che non è il suo piede preferito. Cerca di ammorbidire Miller, Baroni ne approfitta, serve i compagni di squadra, ancora in avanti il Lecce. Benedetti rinvia come può, Fuser all'indietro, ancora Benedetti. Il Torino non riesce, almeno per il momento, ad impostare una manovra corale, come ad esempio ricordo sviluppò nelle azioni iniziali della gara a Como 15 giorni or sono. Il rinvio di Marco Giani, portiere di buone qualità, un tantino troppo poco esperto forse in certe situazioni. Pierluigi Magni ha fischiato un calcio di punizione per il Torino. Paolo Pedro Pasculli parla con lui. Roberto Cravero alla battuta. Molto lunga, troppo lunga anche per Miller, palla tra le braccia di Terrano. Il suo rinvio va a terra Pasculli sul attacco di Benedetti. Calcio di punizione per il Lecce. Siamo ad una decina di metri dal limite dell'area, probabilmente al tiro Juan Barbas, trentenne. Anche di più, siamo a una dozzina di metri, quindi 16 e 12 fanno 28 metri. Ma per Barbas non è una distanza proibitiva. C'è anche Baroni, però Marco Baroni, dotato di un notevole sinistro. Può darsi che stavolta Barbas piazzi la sfera verso il compagno di squadra, così è. Baroni, il tiro, rasoterra centrale, parato da Marchegiani. Il rinvio di Marchegiani, inquadrato Marco Baroni. Si parla di lui come probabile stopper della Fiorentina. Dopo le voci che lo volevano alla Juventus, adesso prendono consistenza quelle che lo vorrebbero alla squadra giuliana. Avanza il Torino con Cravero messo a terra, attaccato da Pasculli. C'è calcio di punizione mentre la telecamera inquadra Enzo. Pasculli ha chiesto scusa a Cravero. È una partita dai toni forse anche aspri, ma mi pare fino a questo momento sostanzialmente corretta. L'intervento di Pasculli nettamente sulla gamba della, al replay avete visto, del libero Granata. Battuta di Edu, salta Benedetti ma è anticipato da Baroni, Barbas di esterno destro. In attacco Levanto, gli va via Edu, tocca lì dietro per Cravero. Di piatto per Sabato, ancora Cravero, buona la disposizione Granata, scoro, tocco per Miller, non è preciso, anticipato da Baroni, uscito bene. Si smorza l'azione del Torino. Riparte il Lecce, intervento duro di Pasculli su Benedetti, due si fronteggiano viso a viso, petto contro petto. È stato uno scontro gagliardo, non cattivo. Paolo Pedro Pasculli ne è stato in parte danneggiato. Calcio di punizione per il Lecce. Anche Miller adesso va a parlare con l'arbitro. Ancora Barbas al tiro. Il muro del tifo leccese. Tiro di Barbas, rimpallato dalla barriera sulla palla Benedetti. Lungo il suo rilancio in avanti. Stoppa con il petto Farris, appoggia di destro per Rossi, dietro Front.
Lancio a servire Miller, anticipato anche stavolta il brasiliano. E torna il Lecce con Levanto, adesso la palla è a Moriero, che ha passato l'indietro a Benedetti, che apre per Garcia, ancora a Benedetti. Barbas, Levanto cerca la soluzione meno facile, ha un buon controllo comunque. Baroni dà all'indietro per Benedetti. Si sgancia il libero del Lecce, viene in avanti, poi preferisce effettuare una battuta lunga e anche inesatta perché è colpita di testa da un giocatore del Torino. Prosegue l'azione del Lecce, c'è l'intervento di Ferri. La palla non è uscita in fallo laterale qui, ma è uscita un tantino prima. Traiettoria arcuata del rinvio di Ferri. La rimessa leccese di Vanoni. Intervento di Benedetti, Garcia, Barbas, molta tranquillità, dotato di ottima visione di gioco questo centrocampista argentino. Pasculli cerca di agganciare Benedetti, non lo perde di vista e rinvia lungo, però serve il giocatore del Lecce. Paciocco tenta il colpo di tacco, servito il terzino Garcia, bello il suo cross. Cerca di controllare Levanto, la palla rimpalla su un Granata, ancora un tiraccio e una deviazione forse. È Paciocco che ha tirato, c'è stata una deviazione ed è calcio d'angolo per il Lecce. Quasi 17 minuti del primo tempo, 0-0 fra Lecce e Torino. Non era stato deviato il tiro di Paciocco, era terminato direttamente oltre il fondo al rinvio Luca Marchegiani. Ancora in avanti il Lecce. La difesa granata interviene, Fuser, Benedetti, Marchegiani. Ancora al portiere da Ferri. Torino non corre rischi, non vuole correre rischi in attesa di sviluppi che spera positivi. Miller, scoro lanciato in avanti, intervento di Benedetti che spazza via. Poi c'è un salto di Pasculli sulla schiena del giovane Farris, 18enne, Massimiliano Farris. Calcio di punizione per il Lecce, battuto da Edu. Disimpegna la squadra salentina e c'è un contrasto con Fuser e questi sono i sostenitori del Torino. 1300 sono partiti ieri sera da Torino in treno alla volta di Lecce. Intervenuto Farris, è intervenuto anche Fuser, poi interviene come può Cravero e Rossi appoggia all'indietro per Benedetti che accompagna verso il proprio portiere. Torino mi sembra un tantino impacciato in questo frangente, mentre il Lecce sta ben disposto in campo. Baroni, Benedetti, Garcia, ancora Marco Baroni, vedete che gioca prevalentemente col suo sinistro, molto preciso. Pasculli, Moriero, Pasculli, molto abile nel gioco delle finte, bello il suo cross. Riccardo Paciocco cerca di dare all'indietro, tira Moriero, tiro deviato, tiro tagliato ed è calcio d'angolo per il Lecce. A questo punto i corner per il Lecce sono 6, vedete la deviazione e il rimpallo su Rossi. La battuta mi pare sia andato Barbas, vedete Baroni che si è portato in area, anche Benedetti, nessun problema per Marchegiani, il pallone era indirizzato proprio su di lui. Torino tranquillo, sta affrontando questa difficilissima partita con una buona predisposizione, non c'è affanno, i Granata tentano qualche azione, ma stanno molto attenti soprattutto a non farsi sorprendere dagli scalpitanti attaccanti leccesi. Marchegiani a rinvio, ma l'avversario non lo ostacola irregolarmente. Ha rinviato malamente Marchegiani, c'è una rimessa laterale per il Lecce. Vorrei vedere qualche volta i nostri portieri alle prese con i giocatori inglesi. I giocatori inglesi non fanno complimenti in queste situazioni.
e i loro portieri rinviano regolarmente. È questione di abitudine, ovviamente. Ancora il Lecce con Garcia, Baroni. Lungo il rinvio. Direttamente sul fondo del campo dalla parte della difesa torinese. Benedetti ha servito il portiere, mentre la tifoseria leccese e quella granata applaudono. Luca Marchigiani, Fuser, si è visto poco finora il buon centrocampista giovane del Torino, che in molti danno già al Milan per una sberla di miliardi. Può anche darsi che Fuser vada a finire nella squadra di Berlusconi, ma tutto dipenderà probabilmente dall'esito di questa partita. Con il Torino in Serie A, il presidente Borsano non si priverà certo di un così cospicuo talento. C'è un nuovo scontro con pallone deviato. Il fallo laterale per il Lecce, la rimessa di Barbas, la rovesciata di Moriero che non è riuscita ed è perfettamente inutile. Lungo il rinvio, centrocampo ben presidiato dai leccesi. È saltato Cravero, ha perso il confronto, ma secondo l'arbitro Magni c'è stata una spinta di Levanto, anzi di Paciocco, sul capitano Granata. Batte lo stesso Cravero. Sfiora di testa Coro, poi centra il tiro. Edu, rimpallato, avanza il Lecce. Suggerimento sulla destra, ma forse il pallone sarà un tantino troppo profondo per Pasculli e un tantino sbagliato la traiettoria. La rimessa è torinista, direttamente per il portiere Marchegiani. Avanza Cravero, si fa vedere Edu, ma Cravero preferisce impostare un altro tipo di manovra verso Miller, anticipato ancora una volta da Baroni. Colpo di testa di Fuser, colpo di testa di Edu, che cerca ancora di scambiare. Scoro, Fuser lotta caparbiamente su di lui Garcia. Sabato a servire Miller, sul quale è su Scoro, sul quale è intervenuto il libero leccese Benedetti. Non si affretta il giocatore del Lecce. Ripeto, al Lecce vanno bene due risultati, il pareggio ed anche naturalmente la vittoria. Intanto c'è questa puntata in avanti di Paciocco, che rovescia di destro in area, salta Cravero, riesce ad anticipare gli avversari, rimessa in azione la squadra leccese da Levanto, poi c'è il rinvio di Cravero, Miller, Scoro, rimpallo, palla Benedetti che toccherà probabilmente l'indietro, no, fa una finta su Miller e avanza. Paolo Benedetti, 28 anni. Vito da Vanoli, ancora Benedetti in avanti. Serve Levanto. Barbas, buona la sua azione, affrontato poi da Fuser che lo ostacola ed è calcio di punizione per il Lecce. 24 minuti del primo tempo, Lecce e Torino 0-0. Pasculli, Moriero, ancora Pasculli, cerca di servire Moriero, deviazione, però la palla sbatte ancora sulle gambe del leccese e termina in fallo di fondo per il rinvio della squadra granata. Oggi lo sottolineo in maglia, in completa tenuta bianca. Rivediamo l'azione, Moriero tra l'altro è caduto a terra sullo slancio dell'azione. Miller manca l'aggancio, Baroni controlla, si gira, piazza la palla verso il proprio portiere Terrani.
la terra a paciocco su spinta di Ferri. Calcio di punizione battuto da Barbas. Pochi finora i tiri in porta in questa partita, che è controllata direi molto bene dalle due squadre. Lungo il lancio questa volta a cercare Rodolfo Vanoli, la palla è presa da Cravero che esce dall'area e lancia lungo a servire Scoro, riesce l'aggancio a Scoro, poi in mezzo a due giocatori Indugia viene contrato, il pallone va a Benedetti, pochi grattacapi finora per la difesa salentina. Appoggiato il pallone verso Garcia, fa proseguire, c'è l'anticipo di Benedetti su Pasculli. Inquadrato il centravanti del Lecce, ancora una suggestiva inquadratura della gradinata del tifo leccese. La rimessa laterale, poi ci mette uno zampino anche Ezio Rossi ed è calcio d'angolo per il Lecce. Sono 7-0 i corner fino a questo momento per il Lecce. Alla battuta dovrebbe essere Barbast, difatti è lui che è anche il capitano del Lecce. Bella stavolta a rientrare, l'uscita anche di Marchegiani è pregevole, anche se il rinvio è stato troppo corto. Comunque sulla palla è Moriero, una finta, un'altra finta, serve di esterno, Benedetti sbaglia l'aggancio, Barbas, ottima la sua finta, messo a terra nel contrasto con un giocatore del Torino che è Antonio Sabato. A terra Juan Barbas, chiede l'intervento del massaggiatore l'arbitro Magni. Rivediamo l'azione di gioco, l'intervento di Sabato nettamente sulla gamba dell'attaccante leccese. In piedi Juan Alberto Barbas. Sarà lui stesso a incaricarsi di questo calcio di punizione. Temibile tiratore dalla distanza Barbas. La barriera del Torino. Il tiro di Barbas, la deviazione ed è nuovo calcio d'angolo per il Lecce. E Barbas va a compiere un altro lavoro. Vediamo se stavolta farà un tiro a rientrare o appoggerà più in avanti. La palla è battuta molto stretta verso il primo palo, c'è la deviazione provvidenziale di Ferri, Giacomo Ferri, nuovo corner per il Lecce. La palla spioveva proprio a fil di palo. Questi sono talenti naturali, giocatori come Barbas. Sensibilità estrema nei piedi. Vedete Marco Baroni si è portato in attacco, ottimo colpitore di testa Baroni. La palla è più corta, salta Farris, ma l'arbitro Magni ha ravvisato una irregolarità da parte dei giocatori del Lecce ed ordina un calcio di punizione a favore del Torino. È quasi il 30° minuto del primo tempo, 0-0 fra la squadra salentina, il Lecce, e la squadra piemontese, il Torino. Cravero ha battuto e Barbas ha deviato in fallo laterale. La rimessa di Cravero. Farris. Edu. È intervenuto Levanto su Farris, c'è una rimessa laterale per il Lecce. Inquadrato il numero 10, Levanto.
è uno dei tanti giocatori salentini della squadra giallorossa. Sono almeno sei tra quelli che sono schierati in campo e quelli che sono in panchina. Squadra di caratteristiche territoriali ben fondate il Lecce. E devo dire che finora ha fatto una partita molto corretta e molto onesta. Benedetti, il portiere Marchegiani. Mi sembra giunto il momento per il Torino di scuotersi un po'. Un pareggio potrebbe non bastare alla squadra granata. Avanza Cravero, intercettato il suo allungo, la palla è riproposta per Scoro, ancora Cravero. Impacciato Scoro in questa azione, alla meglio del centro, la difesa granata, poi servizio per il centrocampo e lancio lungo a cercare Pasculli che cade al limite dell'area, si arrabbia. Magni ha visto che secondo lui non c'era nessun fallo, vediamo un po' cosa succede. C'è un Benedetti che sta cinturando in effetti Pasculli, poi sul limite dell'area viene trascinato a terra Pedro Paolo Pasculli. Cade Moriero e stavolta l'arbitro Magni ha fischiato il calcio di punizione per il Lecce. Rivediamo al replay la spinta di Fuser. Calcio di punizione, 31 primi e 50 secondi alla battuta Barbas. In attacco i colpitori di testa del Lecce, Barbas. Benedetti, elevazione, gol! Grandissima elevazione di Benedetti, vedete la sua gioia, il Lecce in vantaggio. Grandissimo gol del libero nell'occasione, gioca da libero oggi Benedetti. Speriamo di vedere al rallentatore e speriamo di farvi vedere come, eccola puntuale la ripetizione. Barbas ben calibrata, guardate Benedetti, si appresta al salto correttissimo in mezzo a due granata, tocca diagonalmente forte, ancora una ripetizione, Barbas dal basso. Benedetti nettamente, due spanne su tutti, colpisce di testa e batte Marchegiani, 1-0 per il Lecce. Fallo su Edu. Il Torino in grossa difficoltà. Se il risultato non cambia, la squadra granata retrocede in Serie B. Naturalmente mancano ancora 12 minuti alla fine del primo tempo e tutto il secondo tempo. Frattanto c'è un cambio. Nelle file del Torino esce Scoro, davvero poca cosa in questi 30 minuti, e vediamo, viene sostituito da Antonio Comi. Eccolo inquadrato Comi. ...24 anni e mezzo. Due stagioni fa era uno dei giocatori del Torino più promettenti, quest'anno ha avuto una parentesi piuttosto negativa, ha inanellato una serie di gare tutt'altro che convincenti. Il rinvio di Terraneo, salta molto bene Benedetti, serve i propri attaccanti, Benedetti dall'altra parte, il Benedetti leccese aggancia, poi c'è l'intervento di Vanoli, Levanto. La manovra leccese tutta di prima, quasi galvanizzata la squadra salentina. Riccardo Paciocco all'inseguimento del pallone non riesce a raggiungerlo, se ne impadronisce Giacomo Ferri con le mani al proprio portiere. Il Lecce a questo punto ha la sicurezza aritmetica di rimanere nella massima serie nazionale. Calcio di punizione per il Torino, lo sta per calciare Edu, che intanto va a spiegarsi con l'arbitro, anzi è l'arbitro che chiama Enzo, e Edu si vede che c'è qualcosa che non gli quadra, intanto vediamo inquadrati i sostenitori del Lecce. Edu e Cravero, di sinistro Edu in avanti, a cercare i compagni di squadra, è chiuso
Farris riparte di gran galoppo il Lecce con Levanto. Serie di finte, va via Fuser, tocca corto per Moriero, palla in fallo laterale per la rimessa giallorossa. Levanto. Intervento ancora di Farris e nuova rimessa laterale per il Lecce. Lorieri, portiere di riserva del Torino, è andato ad inseguire il pallone per darlo ai leccesi, così in pratica finisce per perdere un po' di tempo anche lui. Pasculli, buono il suo cross, si oppone Benedetti ed è calcio d'angolo per il Lecce. Conto del corner 8-0 per la squadra salentina. Al 36esimo del primo tempo con il Lecce in vantaggio per una rete a zero. Alla battuta Barbas. Inquadrato Cravero, dietro di lui Pasculli, a fianco di Pasculli Rossi. La battuta. Esce Marchegiani, anticipa gli avversari, fa per rinviare con le mani, poi perde il pallone. Rossi, Edu, lungo lancio a cercare sulla sinistra Miller, anticipato inesorabilmente da Baroni, entrata a gamba tesa di Rodolfo Vanoli che protesta, ma è il suo il fallo, c'è il calcio di punizione decretato da Pierluigi Magni, alla battuta Antonio Sabato. Spiovente. Tocca di testa Rossi, rinvia la difesa salentina. Pasculli, ammorbidito per Garcia che cerca di far proseguire i compagni di squadra, sbaglia il lancio, servito Giacomo Ferri. Sabato, rasoterra e cade a terra Comi. Sull'arrivo di Enzo, ha battuto la punizione Edu, servito Sabato, Rossi, serie di finte, poi viene atterrato da Riccardo Paciocco, Ezio Rossi, il calcio di punizione per il Torino. Va a calciarlo Roberto Cravero. Lo schieramento difensivo del Lecce con gli attaccanti Granata, tra i quali c'è anche Comi, buon colpitore di testa. Cravero alla battuta, Miller non riesce ad agganciare, tocca con il collo del piede e mette direttamente sul fondo. 38 minuti del primo tempo, il Lecce in vantaggio per una rete a zero, situazione molto difficile per il Torino. Giuliano Terraneo al rinvio. Riprova a ripartire il Torino, Comi va all'inseguimento del pallone, viene affrontato da Baroni che rinvia di sinistro. Ancora Vanoli, mette in movimento Paciocco, intervento di Cravero, molta calma, forse era in fuorigioco addirittura Paciocco, prosegue l'azione della squadra torinese. Con Cravero, servito Rossi, cross di sinistro, sbagliata la traiettoria anche stavolta, Miller era isolato al centro dell'area, non è stato servito, nessun problema per Terraneo. Paciocco, Moriero scatta in avanti, Paciocco tenta ancora un dribbling e lo perde, Levanto, ancora riceve, e poi viene anticipato un pallone consegnato a Marchegiani. Avanza a Cravero. Palla appoggiata a Comi. Pallone scaraventato nuovamente in avanti, anticipato ancora una volta Baroni. Inesorabile marcatore di Miller, salta Benedetti ed è anticipato a sua volta, il rinvio di Ferri, Rossi, Sabato, Edu, Fuser,
Farris? Vedo molto poco in questa partita Fuserno, né all'altezza delle ultime due gare giocate. In avanti intanto il Lecce, con Moriero, affrontato da Cravero che lo ferma, secondo l'arbitro Pierluigi Magni è calcio di punizione per il Lecce. Moriero a terra, non mi è parso tale l'intervento di Cravero, lo rivediamo, è un normalissimo contrasto, gli ha toccato al massimo il piede con la scarpa. Un po' di spray, un po' di acqua mi immagino, una frullatina alla caviglia con il ghiaccio e Moriero è pronto a riprendere il gioco. Barbas ha la battuta di questo calcio di punizione, Marchegiani dice ai compagni di squadra di proteggerlo da questa parte. 41 minuti di gioco, battuto il calcio di punizione da Barbas, c'è stato il rinvio della difesa granata, poi è saltato Vanoli, il lungo rinvio di Benedetti, pallone direttamente sul fondo. Pasculli dà la palla ai giocatori del Torino per il rinvio, Marchegiani, Ferri. Battuta molto alta stavolta, non è la sua specialità il rinvio, bisogna dirlo con molta sincerità, niente di grave, può sempre migliorare. Portiere molto giovane, pallone in aria per Miller, ma è anticipato da Benedetti, poi c'è questo tiraccio violento di Ezio Rossi. È inquadrato invece Edu, ma il tiro è stato di Ezio Rossi, eccolo inquadrato adesso. Giuliano Terraneo, portiere del Lecce, va alla battuta da fondo campo. Riparte il Torino. Ancora a cercare Miller, alle prese con Baroni, colpo di testa di Benedetti, Paolo Benedetti. Fuser si fa giocare dall'arrivo di un giovane con un nuovo avversario, poi Moriero mette in mezzo, Pasculli. Una finta, anzi è Barbas che scalcia un avversario, poi toglie la palla a Sabato, i due si beccano, una manata di Sabato, intervenuto Pasculli, intervengono anche Rossi e Ferri e Pasculli, Benedetti va a togliere di mezzo Ferri, animi ribollenti, Magni sta chiamando Sabato e Barbas, non vorrei ci scappasse l'espulsione. È un'ammonizione, è andata bene a tutti e due. Vediamo l'azione, Barbas colpisce l'avversario che è Fuser in questo caso, poi salta, va a conquistare il pallone, c'era stato un fallo e poi c'è stata qualche altra cosa. Il calcio di punizione è per il Torino. Edu. Grappolo di giocatori, arriva Fuser, tenta il sinistro e c'è una deviazione in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo per il Torino. Il conto dei corner è di 8-1 a favore del Lecce. 44esimo del primo tempo, Lecce in vantaggio per 1-0, battuto questo corner, c'è una serie di spinte in area, poi la difesa leccese libera. E parte il contropiede del Lecce, poi un giocatore leccese che è Pasculli viene travolto da Sabato e va a terra. La partita si sta scaldando. Naturalmente scaldando lo dico tra virgolette, gli scontri diventano un tantino più aspri. C'è più che altro irruenza in questo intervento di Sabato, ecco, non l'intenzione di fare altro. Pasculli ha picchiato un braccio, un ginocchio, cadendo a terra, viene soccorso da quello dei sostenitori del Lecce. Inquadratura completa, panoramica,
del bellissimo stadio Leccese. Ti ho trovato a tempo di primato, 3 mesi e mezzo. Calcio di punizione, mentre è scaduto il tempo tecnico del primo tempo, 45 primi e 20 secondi. Si giocano i secondi di recupero. Cravero, anzi Farris, all'indietro per il libero Cravero. Avanza il capitano del Torino. Per Sabato, cross di Sabato, stop di petto di Comi, poi la palla è nuovamente presa dai leccesi, Moriero scaraventa in avanti per Marchegiani, che si precipita a bloccare. 1 minuto e più di recupero nel primo tempo. Salta Miller ancora una volta su di lui, hanno la meglio i difensori del Lecce, stavolta il giovane Garcia. Rimessa laterale per il Torino, Antonio Sabato. Miller, Sabato, nuovo cross, esce Terraneo, para senza nessuna difficoltà sulla correre di Comi e rinvia con le mani per Barbas, che gli ritorna il pallone. Il rinvio di Terraneo. Spinta di Pasculli, ma l'altro guardia Granata ha un'incertezza e il guardaline bandiera indicando un'infrazione. Calcio di punizione a favore del Lecce. Forse non c'è più tempo per giocare. È la fine del primo tempo. Lecce 1, Torino 0. Allo stadio Salentino di Via del Mare. Il Lecce alla destra dei teleschermi in casacca giallo-rossa e pantaloncini rossi, il Torino in completa tenuta bianca. Il Lecce in vantaggio per 1-0, rete segnata da Benedetti, il libero nell'occasione del Lecce, su punizione di Barbas al 32esimo del primo tempo. Il Torino ha sostituito in circa la mezz'ora, subito dopo il gol del Lecce, l'attaccante Scoro in giornata negativa con il centrocampista Comi. Il Torino gioca con Marchegiani, Ferri, Farris, Benedetti, Cravero, Sabato, Comi, Rossi, Miller, Fusere, Edu. Il Lecce, per coloro che si possono mettere in visione all'ascolto in questo momento, manda in campo Terraneo, Garcia, Baroni, Enzo, Benedetti, Vanoli, Moriero, Barbas, Pasculli, Levanto e Paciocco. L'arbitro è Pierluigi Magni, 36.000-37.000 gli spettatori, dei quali 2.000-3.000 Granata, arrivati con tutti i mezzi, treno, aereo, auto. C'è un calcio d'angolo per il Lecce, è trascorso poco più di un minuto dall'inizio del secondo tempo, va a batterlo Juan Alberto Barbas, argentino trentenne. Il conto dei corner è 9-1 per la squadra salentina, vedete c'è anche un po' di vento a mitigare l'afa. Indecisione della difesa granata, pallone oltre il fondo, Marchegiani al recupero del pallone, inquadrato Paciocco del Lecce. Marchegiani, il rinvio di Ferri. Buon primo tempo del Lecce, partita spigolosa, nella norma ci sono state due sole ammonizioni, Sabato e Barbas dopo un piccolo diverbio. Il Lecce ha tenuto molto bene il campo, con molta autorità. Adesso c'è questo scontro tra Edu e un giocatore del Lecce, mi pare Levanto, calcio di punizione per il Torino. Magni indica la posizione esatta dalla quale bisogna battere questo calcio di punizione, mentre rivediamo l'intervento a gamba tesa di Levanto su Edu. Bella questa inquadratura dal basso che permette di vedere le proporzioni dello specchio della porta, con il portiere Terraneo sullo sfondo, Cravero incaricato della battuta. Il capitano Granata lancia verso Benedetti, che è un buon colpitore, invece la palla è anticipata, con la palla c'è l'anticipo di un difensore leccese e c'è questa rimessa laterale per il Torino. A effettuare questo rinvio è stato Enzo. Rimessa a Granata, avanza Farris, giovanotto di belle speranze, 18enne, Miller cerca il tiro, non riesce, intervento ancora difensivo del Lecce,
palla spazzata in avanti. Il Torino ha l'attacco. Sta perdendo 1-0. La sua situazione di classifica è compromessa. C'è un calcio di punizione a favore del Torino dopo 3 primi e 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Le notizie che provengono dagli altri campi non tranquillizzano certo il Granata, che oltretutto stanno perdendo. Se la gara non dovesse mutare, il Torino, e le altre gare nemmeno, il Torino sarebbe anche aritmeticamente in Serie B. Giuliano Terraneo è inquadrato, ex portiere del Torino, del Milan, della Lazio. Comi, Edu, vicini al pallone, la barriera con l'arbitro Magni. Sono quasi sul limite dell'area i giocatori del Lecce. Comi toccherà probabilmente per Edu. Si sono mossi in anticipo i giocatori del Lecce. Il tiro di Edu, la parata sicura di Terraneo. Il rinvio del portiere del Lecce. Ezio Rossi, Fuser, cade, mischia, palla suggerita da Comi in avanti, ma la traiettoria per Miller non era precisa, il rinvio della difesa del Lecce, intervento di Giacomo Ferri per Farris, che fa spiovere di sinistro ancora verso Miller, anticipato da Benedetti. Sabato, pressing del Torino, avanzano i Granata. Gravero, servito Fuser, ma il pallone è troppo veloce per lui, che si è mosso anche un po' in ritardo. L'azione si perde sul fondo. Benedetti tocca per Terraneo. Sempre inquadrato il portiere del Lecce. Il suo rinvio. Sabato, Baroni, di testa Cravero per Farris, però è servito Barbas, che lancia immediatamente il contropiede del Lecce, traiettoria troppo lunga, controlla Marchegiani e va al rinvio di piede. Levanto, poi ancora un intervento Granata, la palla in fallo laterale per la rimessa di Comi, che però non vuole lasciare la sfera a Vanoli. Vanoli pretendeva di effettuare lui la rimessa in gioco. Comi, indietro per Sabato, pallone messo in mezzo, la testa di Cravero, il colpo di testa non certo pericoloso di Miller. Poco servito il giovane attaccante brasiliano. Va ad impensierire Terraneo, si sta scaldando un altro un giocatore del Lecce, mi pare si tratti di Roberto Miggiano, difensore. Palla scaraventata in avanti, Benedetti la rincorre, si ferma, c'è un'azione non regolare di Pasculli, Benedetti tocca la palla per il portiere Marchegiani, che va al rinvio, con le mani, servito Cravero, indietro per Ferri. Pallone scaraventato in avanti. È saltato Enzo, intervengono due Granata, l'arbitro facendo di proseguire. Ancora in azione, questa volta era Levanto che è stato anticipato. Marchegiani con le braccia per Ferri. Edu al portiere. Torino ancora in avanti, sbagliata la traiettoria del passaggio, si impossessa della palla Fuser, avanza Diego Fuser. Tre uomini del Lecce su di lui, Fuser incespica sulla palla e cade, poi mette a terra l'avversario Enzo, calcio di punizione per il Lecce. Quasi 8 i minuti del secondo tempo, Lecce in vantaggio per 1-0. Decisamente compromessa la situazione della squadra torinese. Ascoli e Lazio stanno pareggiando, giunge notizia dalle radioline. Il Torino, per salvarsi, deve vincere
non gli basta pareggiare. Si ripropone l'azione dei Granata. Messo a terra Farris, il giovane Farris, calcio di punizione per il Torino. Farris incita i compagni di squadra. E due al tiro. Miller, Comi, Rossi in area del Lecce, anche Cravero. Gran mucchio difensivo, un gran muro difensivo leccese. Pallonetto, Benedetti cerca di intervenire, cerca di saltare Comi, deviazione di Terraneo e palla in calcio d'angolo, pericolo per la rete del Lecce. 9 primi del secondo tempo, la squadra salentina sempre in vantaggio per una rete a zero, ha corso un grosso rischio. Calcio di angolo, calcio d'angolo battuto da Sabato per il Torino, traiettoria corta, deviazione difensiva, interviene Cravero ma non ce la fa. Sulla palla Ferri, di piatto destro per Sabato. Indietro ancora per Giacomo Ferri. Apertura a sinistra. Farris, Miller anticipato. Chiudono bene i giocatori del Lecce e proteggono a dovere il loro portiere Terrani. Ancora il Torino in avanti, Comi allunga la traiettoria per Miller. Chiuso in una morsa ferrea, il brasiliano non riesce a districarsi, rinvio di Baroni. Benedetti salta sull'avversario, calcio di punizione, l'avversario dell'occasione era Paciocco. Intanto Edo ai bordi del campo, mentre Levanto batte calcio di punizione, servendo Enzo, cerca di far filtrare il pallone per Pasculli, palla all'indietro, Paciocco appoggia di destro, fil di montante, pericolosissima azione del Lecce. Torino vicino al KO, traiettoria leggermente imprecisa, rivediamo l'appoggio indietro di Pasculli, il piatto destro, la palla fuori. Farris, Marchegiani stanno riprendendo il gioco mentre l'arbitro sta notando qualcosa sul suo taccuino. È probabile una sostituzione, esce il giovane Garcia, entra l'atletico Roberto Miggiano, 24 anni. Mentre Garcia ha caratteristiche di difensore d'attacco, se così si può dire, difensore che, al quale piace portarsi in avanti, Miggiano è un classico difensore puro. Miller si batte bene, conquista la palla, però c'è un fallo su di lui. Anzi, l'arbitro ha deciso che è stato Miller a commettere irregolarità. Baroni lascia il compito del rinvio del dibattito di questa punizione a Benedetti, che piazza la sfera dalla parte opposta del campo. Dov'è Moriero? Moriero salta con un pallonetto Farris, fa proseguire i compagni di squadra, però la meglio Fuser che è intervenuto a dovere. Fuser sta toccando la palla di destro, la piazza dall'altra parte per Sabato, potrebbe avanzare per il tiro, Sabato preferisce mettere in mezzo, mira sbagliata, suggerimento sbagliato, ancora Edu per Miller, tocca ma troppo piano il mulatto brasiliano. E la palla va in nocco sul fondo. Non una gran giornata per Miller. Aveva giocato decisamente meglio 7 giorni fa contro l'Inter, ma decisamente 7 giorni fa era stato servito con maggiore consistenza e precisione. Il rinvio di Terraneo. Ricordiamo comunque che sul campo del Lecce quest'anno hanno vinto due sole squadre, mentre hanno pareggiato il Milan. Ha perso il Napoli, ha perso la Juventus, squadra coriacea, bene impostata quella leccese. Pasculli a terra. Ah,
Avanza il Lecce. Tocca di dietro per Barbas, gran cervello della... Ha preso un colpo ma avanza lo stesso. Scambia con i compagni di scuola, pasticcia un po' la difesa granata. Cerca di andar via di scatto, Pasculli accompagna male il pallone. Anzi era Vanoli, scusate. Ed è una rimessa dal fondo per il Torino. C'è molta somiglianza, avrete potuto notare, tra Pasculli e Vanoli, soprattutto se inquadrati da lontano. Salta Rossi, tocca, sfiora, Miller si batte in mezzo a tre avversari, guardate la difficoltà che ha il brasiliano nel giocare una palla, è intervenuto Enzo, Edu, Fuser, dovrebbe rientrare e piazzare la palla, cerca di farla filtrare in mezzo a tre avversari, c'è poca lucidità in qualche granata oggi. Riparte il Lecce, ma ancora Fuser cerca di andare all'azione, che il pallone poi va in fallo laterale. Era Enzo che ha spedito la palla in fallo laterale. Solido, detto mediano, del Lecce da parecchie stagioni nella squadra salentina. Avanza Sabato. Sfugge il pallone al controllo di Miller e termina in fallo di fondo. Sono 15 minuti del secondo tempo, il Torino sta perdendo per una rete a zero. Marco Baroni che controlla Miller, inquadrato Terraneo. I cuori che sentite sono quelli della tifoseria leccese. Euforica perché la loro squadra a questo punto è salva ed è aritmeticamente in Serie A. Paolo Benedetti, rinvio molto alto, Barbas di testa, Moriero, Paciocco, messo a terra. 15 primi esatti in questo momento, calcio di punizione per il Lecce, a pochi metri dalla, vediamo ancora il fallo di Ferri, su Paciocco, sì che lo aveva superato. Calcio di punizione per il Lecce, dico, da una posizione che Juan Alberto Barbas predilige. È un temibilissimo tiratore. Concerta l'azione da effettuare con il collega di squadra Paolo Benedetti. Predispone la barriera Marchegiani, mi pare però che si sia, almeno da questo scorcio, si sia messo dietro la barriera. Gol. Tiro di Barbas, a fil di palo, ma forse Marchegiani era piazzato male. Esulta il Lecce ed è amareggiato Marchegiani. Indubbiamente un gran tiro di punizione di Barbas. Ma forse, sottolineo forse, Marchegiani non era piazzato alla perfezione. Felicitato il capitano leccese. Due stagioni fa si parlò di un suo ingaggio da parte del Torino. Rivediamo l'azione, guardate il tiro di Barbas, è dalla parte dove c'era Marchegiani, sì, che ha visto forse la sfera in ritardo, ancora un'esecuzione. La palla vola implacabile verso l'angolo sinistro, Marchegiani si tuffa ancora, vedete Marchegiani è sulla parte, poi si sposta sulla propria destra, ma Barbas infila il pallone a sinistra. Entra in campo un giocatore del Torino, il giovane Carbone, è uscito mi pare Edu, eccolo, stanco, avvilito. A questo punto il Torino è in Serie B. Per gli sportivi di Fede Granata vorrei dire che non è sicuramente un dramma, il Torino venne già retrocesso in B 30 anni fa. E risalì immediatamente, fu una specie di molla, spinta in basso, spinta in alto. Esulta il tifo leccese, i leccesi anche sono stati per lunghi anni in C, poi in B, poi sono arrivati in A, sono ritornati in B e sono ritornati in A. L'arbitro ha ricevuto qualcosa in un occhio. Si è pulito con l'intervento del massaggiatore e intanto viene ammonito un giocatore leccese ed è Paciocco. Comportamento non regolamentare. Dicevo, Torino in Serie B, a meno di un'improvvisa resurrezione, ma
come stanno andando le cose oggi, mi pare impresa molto ardua. D'altra parte il Torino ci proverà, ne sono sicuro. Benedetti di testa, molto alta la traiettoria. Ripeto, può anche darsi che a questo punto il Torino si consideri già in Serie B. È partita tardi la sua rincorsa. Forse è stata affidata tardi la squadra a Sergio Vatta. La serie di forse potrebbe continuare. Per noi è l'obbligo di sottolineare come una retrocessione in Serie B sia toccata a grandissime squadre nel passato, ricordo il Milan, la Roma, lo stesso Napoli, il Genoa per parecchi anni, solo quest'anno e torna in A, la gloriosa società rossoblu, il Bologna, lunghi anni in Serie B. Quindi nessun dramma, direi un po' di amarezza per aver sciupato l'occasione per rimanere in Serie A e fare bene il prossimo campionato. Adesso per la squadra granata, sempre che non riesca a raddrizzare le sorti della partita, per la squadra granata, dico, e per i suoi dirigenti, il compito di provvedere a costruire una squadra per la Serie B. Intanto c'è uno scontro, Barbas chiede quasi scusa ai compagni, come va a far da tacere, niente di grave. L'arbitro spinge via Sabato, come dire, guarda che non è successo niente, Barbas va ancora a spiegarsi, inquadrato Luca Marchegiani. Qualche responsabilità forse, forse per lui, nella seconda rete del Cesare. Giovanissimo, Marchegiani, 23 anni per un portiere sono davvero pochi. È saltato Pasculli. Il Torino un po' frastornato, perde palla Benedetti. Perdono ancora palla i giocatori granata, avanza il Lecce. Pallone suggerito in profondità in modo sbagliato. Riparte il Torino, 20 primi della ripresa, Lecce 2, Torino 0. Diego Fuser. Rossi. Potrebbe andare al tiro, viene fermato in modo irregolare ed è calcio di punizione ad opera di Paciocco, con il quale sta dialogando l'arbitro Pierluigi Magni. È quasi il 21esimo della ripresa, c'è un calcio di punizione del Torino, pressa poco dalla distanza dalla quale Barbas ha infilato la seconda rete del Lecce. La barriera granata, la barriera, scusate, giallo-rossa. Il tiro di Fuser, gol! Un fulmine, una saetta, Terraneo sta andando verso i compagni di squadra e li rimprovera. Rimprovera Paciocco. Battuto Terraneo dalla fucilata, partita improvvisamente riaperta, rivediamo il tiro di punizione, il gran destro di Fuser batte per terra due volte e sorprende Terraneo. Ecco ancora l'esecuzione di Fuser, molto tesa la traiettoria del tiro che sorprende Terraneo. Lecce 2, Torino 1, ancora 24 minuti da giocare, tutto è possibile. Il tifo granata si ridesta. Sentite come scandiscono forza, vecchio cuore, granata i tifosi del Torino arrivati fino a Lecce, 1300 km in treno, in auto, in aereo. Ferri ha qualcosa da ridire ai compagni di squadra, c'è corner per il Lecce, Juan Barbas a batterlo, inquadrato parte del pubblico. Gran tiratore comunque questo Barbas, anche Fuser ha fatto il suo dovere. Lunghissima la traiettoria, Farris non salta, poi rinvia di sinistro, Comi messo a terra dall'intervento di Miggiano. Palla battuta, sebbene in movimento, avanza Fuser, cerca di dialogare con Miller, Miller è in una morsa, due avversari sempre su di lui, Sabato all'indietro. Ferri, apertura sbagliata. Il Lecce in avanti, 3 contro 2. Tocco sulla destra a servire Moriero, sbagliato il cross di Moriero, la palla sul fondo.
Marchigiani all'inseguimento del pallone. Riporta la palla in area sull'attacco di Pasculli e si accinge al rinvio con le mani. Cravero. Miller cerca di contrastare gli avversari, salta, Rossi in mezzo a due, calcio di punizione per il Torino. 23 primi e 30 secondi. Il Torino con grande animo alla ricerca del pareggio. Rossi dolorante. Al tiro Sabato. Da questa distanza Fuser, ma spostato sulla sinistra, ha segnato pochi minuti fa per il Torino. Il calcio di punizione di Sabato si spegne e si infrange sulla barriera difensiva granata, poi Cravero non si intende con i compagni dell'attacco, apertura per Moriero che rilancia in avanti dove non c'è nessun compagno di squadra. Ferri accorre, porta di destro, Rossi, Sabato. Ancora un suggerimento per le punte. Gioco farraginoso in questo momento, riparte il Lecce in contropiede. Pasculli. Benedetti lo anticipa, Marchegiani blocca la palla prima che la stessa termini in calcio d'angolo. Protesta invano Pasculli. Ancora il Torino in avanti. Intervento di Miggiano su Rossi, rimessa di Comi per Rossi ancora, tenta il palleggio, servito Comi, cerca di andar via, messo a terra da Levanto, calcio di punizione per il Torino, 25 minuti di gioco. Il Lecce mi pare leggermente in difficoltà. Ha speso molto la squadra salentina, conduce per 2-1, ma in questo momento sta subendo un'offensiva granata. Il calcio di punizione è Sabato che va a batterlo, palla lunga, tentano di saltare, occasione per Benedetti, viene anticipato da Vanoli, ancora la palla in area, Miller, salta Comi. Fuser tenta il tiro, rimpallato dal giovane Moriero, spinta, fallaccio di Moriero su Fuser che ha una reazione ma poi si ferma immediatamente. Brutto fallo di Moriero su Fuser, giocatore correttissimo. Anche Moriero in effetti è un giocatore corretto, si vede che l'ansia della gara attanaglia un po' tutti. Rivediamo, Fuser al controllo della palla. I due si spingono, cade a terra e tenta uno sgambetto Moriero, poi Fuser va via sulla destra, sta vincendo il duello e Moriero lo scalcia di sinistro nettamente. Calcio di punizione per il Torino battuto da Rossi. Nessuna difficoltà per Terrano. Del Lecce Terraneo aspetta che i compagni di squadra vadano ad aiutarlo nell'espletare questo calcio di punizione. Servito Baroni che ridà la palla al portiere. 18 minuti al termine della gara, il Torino è sotto di un gol, perde per 2-1. Salta Farris, colpisce bene, ma è nuovamente il Lecce in avanti. Levanto, messo a terra da Rossi che viene ammonito. Chiedono l'intervento della Barella. Ecco l'intervento di Rossi su Barbas, però mi pare. Sì, è il numero 8 del Lecce, Barbas. Non mi pareva particolarmente intenzionale il fallo di Rossi. L'arbitro comunque vuole a tutti i costi tenere in pugno saldamente questa partita ed ha ammonito il giocatore del Torino.
I giocatori si dissetano, c'è gran caldo oggi a Lecce. Facce tirate, l'ansia della gara, il risultato che sta sfuggendo al Torino. E siamo così giunti al 28esimo con un calcio di punizione per il Lecce. Se ne incarica Barbas. Andate in avanti Marco Baroni, nel tentativo di colpire un eventuale passaggio. Gran tiro di Barbas, palla a raso terra che non sfugge alla presa di Marchegiani, perde la palla Sabato, Paciocco, Marchegiani è fuori porta, gol! 3-1, incredibile. Incredibile mazzata sul Granata che stavano riorganizzandosi, ha segnato Riccardo Paciocco. Ha perso la palla Sabato, Paciocco ha visto Marchegiani 10 metri fuori area e con un pallonetto lo ha inesorabilmente battuto. Rivediamo ancora, guardate Paciocco, che quasi di istinto calcia, Marchegiani era davvero molto fuori porta. 3-1 per il Lecce, sempre più fioche le speranze per il Torino.